Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 e io mi voglio male perché voglio tentare un gameplay a Doom 3 BFG Edition sulla modalità Incubo, Nightmare. Ed è una modalità veramente tanto difficile, eh? E lo sapete già, ovviamente si chiama Incubo, non a caso. Ecco, diciamo che le particolarità principali di questa modalità sono l'assenza di kit medici, il fatto che la vita ti scenda automaticamente fino ad arrivare a 25 e ovviamente i mostri infliggono anche molti più danni. Bene sì, cercherò di vincere Doom 3 a questa massima difficoltà. Non so se ci riuscirò, ma posso dirvi che ce la metterò tutta, ragazzi, e se volete seguitemi. Ok, tutto d'un fiato, ragazzi. Dobbiamo fare il livello tutto di un fottuto fiato. Allora, ascensore, muoviti, giù, madonna ragazzi. Allora, questa modalità è difficilissima. Si inizia con la Soul Cube. Dai, andiamo sull'airlock. L'unico modo per passare i livelli in modo efficace, ragazzi, è di impararli a memoria, più o meno, in modo da sapere già preventivamente dove devono sbucare tutti i vari mostri. Io questo non lo nego, perché bisogna giocare così, per forza. Come vedete in fondo ho solo 15 vita. Madonna, sto bastardo lì. La zucca pelata voleva mordermi. Qui ce n'è uno, attenzione. Quella chiave inglese lì, che cazzo l'è? Saltiamo qua. Veloci. Devo caricarmi ancora il Soul Cube per recuperare la vita. Ora c'è un bastardo che... Ok, ci siamo. Soul Cube si è caricato. Lanciandolo contro un nemico, esso morirà rifornendoci la salute. Dai, muoviti, ponte di merda! Scendi! Non ho tempo da perdere. Là in fondo dopo c'è un marine che mi spara, quindi devo stare attento. Io boh! Beh, meno male. Ok, come vedete sto recuperando... Madonna, un po' di salute! Pezzo di merda. Oh! Ma ha fatto cascare la cassa. Madonna! Ste casse... Ok, devo prendere il PDA qua giù. C'è un stronzetto che sbuca dal condotto d'aria. Che cazzo è lì? Ok, proseguiamo. Apriamo qua. A destra un altro stronzo. Devo... Ragazzi, ovviamente ho failato un po' di volte, no? E ho cercato di memorizzare un po' la posizione di tutti i mostri. Madonna. Qui c'è uno scudo, ma sono già pieno. Carichiamo, va, che munizioni. Ok, qua devo usare la Soul Cube, che sono basso di vita. Mori. Madonna, questi soldati di merda. I soldati sono veramente resistenti. Prima di sparare, madonna, bisogna assicurarsi sempre di essere il più vicini possibile per infliggere il maggior numero di danni. Ok, carichiamoci un attimo. Ok, qui c'è l'Imp, classica scena. Chi ha giocato a Doom 3 se lo ricorda bene. Il primo incontro col mostro. Ma levati dai coglioni. Soul Cube di nuovo attiva. Madonna, mi si scala costantemente la vita. Devo muovere il culo. Dio caro. L'angolino. Oddio, c'è un Imp. No. Un po' di vita. Corri. Madonna ragazzi. Qui c'è un suino. Cazzo, mi sono fatto colpire stupidamente. Il bello che non è che non mi ricordavo, è che madonna sono veloci. Cazzo, tre vita merda. Andiamo a ricaricarci, vai che è meglio. Qua giù, alla stazione di vita, alla... come si chiama? La health stand, quel cazzo che l'è. Infatti io ho detto prima dell'inizio del video che l'assenza totale di kit medici, sì, quello è vero, però rimangono quelli là fissati. Cazzo! Chi è che bussa? Madonna, dicevo sul muro lì. Praticamente la Soul Cube va usata sempre nel momento opportuno, quando avete poca vita, così che non sapete che cazzo fare. Merda. Le scale lì. Ok, ci siamo quasi, ragazzi. È quasi terminato il primo livello. No, che cazzo è che cade qua intorno? Butto un culo pazzesco anche.
sfavato. Faccia di culo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Al primo livello l'abbiamo portata a casa, mi sa. No, devo andare di qua. Devo andare qua giù. No, no. Merda, mi sono... Madonna! Sei una cinghia di merda, mori! Ma quanto cazzo è resistente? Oh! Cristo. Ok, corri, corri. Sblocchiamo la porta, corriamo subito all'exit. Muoviti, muoviti. No, prima devo uccidere questo, sono raschia. Ok, ok. Dai, dai. Un altro imp. L'ascensore, c'è un altro pezzo di merda. Ecco. Ce l'abbiamo fatta. Oddio. Ok, questo secondo livello. Ragazzi, di Doom 3 BFG Edition. Modalità Nightmare. Dai, butta la scala, dai. Dai che stavolta non... Cerchiamo di non failare, dai. Ma levate via, coglioni. Masticatore di stronzi, proprio. Poi chi cazzo è che infila l'armatura in un condotto d'aria, così? Vabbè, tanto meglio per me. Dai, 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 che ho 50 vita. 45, dai, dai. Preso il PDA. Levate dai coglioni. Levate dai coglioni. Qua dietro c'è un po' d'armatura. Giusto qualche spighino. Ok, c'è il soldatino. Madonna. Madonna. Oh, ho preso la mitragliatrice, ragazzi. Questa qui sarà molto utile quando devo affrontare più di un nemico contemporaneamente. Dai, apriti. Sto de merda. Calmo, calmo. Frizzino. Dove devo andare? Di qua. Che qui è pieno di zombie. Ce ne sono almeno 5, credo. 2. 3. Eccolo qua. 4. Mi sembra che arriva uno dalle spalle. 5, sì. Ripeto, tutti questi sono livelli da ripetere più volte finché non impari più o meno dove sono i mostri, perché non... Se no non c'è verso di vincere. Zombie infuocato. Ok. Adesso ci vuole il Soul Cube. Via, 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 via. Ok, ricarichiamo la salute e... Ma... Senza farci ammazzare, magari. Un consiglio, ragazzi, se siete stupidi quanto me a giocare su questa modalità. Merda. Limp. Scansiamo. Scansiamo. Via, via, via. Che cazzo... No, no. Madonna, ma qua... Cazzo, dicevo, vi consiglio di camperare dietro gli angoli, perché i soldati, quelli armati di doppietto, di pistola, sono abbastanza stupidi. Se voi vi fate vedere per un attimo, poi vi parate dietro un muro, loro verranno avanti e potete ucciderli con un colpo ben, ben piazzato in muso, no? Non appena spuntano da dietro l'angolo. Qui non c'è niente? Non c'è un Kaiser, ok, procediamo qua. Qualcosa da raccogliere, un cazzo. La vita sì, però, questa serve. Muoviti, muoviti, prima che scala. Il paziente si è risvegliato. Rimettiamola a ti rimetto a dormire subito. su, stavi tanto comodo su quel lettino. Dovevi proprio alzarti. Muoi. Ok. Pezzo di merda, come si ammazzano i miei compagni. Ok, io ormai so già che devo andare di qua per prendere il PDA. Bassandomi, c'è la fiammettina là. Ok. A questo punto possiamo anche procedere sbloccando la porta più avanti. Ci vuole una concentrazione fuori dal normale, ragazzi, qua. Ah no, lì devo tornare dopo. Devo andare prima di qua. Fatemi ricordare dove cazzo devo andare. Qui è chiuso. Codice, non ho idea di quale possa essere. Ok. Dai, su. Bla bla bla, vaffanculo, mi frega un cazzo. Dai, apri sta porta. Non mi ricordo dove andare, aspetta. Di là non è. Non devo premere nulla, qui. Qui neppure. No, tanto credo che più in là andrò su internet a vedere quali sono i codici, perché... Ma... Più avanti questo gioco diventa impossibile. Ok, ho capito che sto facendo un good job. Ma sbloccami le porte, per cortesia. Devo andare avanti.
No, il PDA. Tanasegame del PDA. Di leggerlo. Ok, adesso devo tornare in quella po... aspetta, che... Madonna! Ho sentito i passettini. Ah, un altro. Io Cristo. Basta? Posso procedere? Ok. Attenzione qua. Oh, quando ho sfondato la porta. Devo stare attento, ho poca vita. Attenzione. Ok, meglio se mi ricarico ora, meglio se mi ricarico perché sto per schiantare. Qui c'è qualcosa, un po' d'armatura. È un fottuto labirinto questo posto, veramente. Dove cazzo devo andare? Di qua? Ma... sinceramente mi sto un po' confondendo. Dove Cristo devo andare, Madonna? C'è la fiamma, no, sono già pieno. Maremma cinghialita. Qui avevo preso la chiave prima. Cristo. Doom 3 è un po' un fottuto labirinto, ripeto. Non è sempre chiaro. Oppure sono io cretino, una delle due cose, insomma. Forse è un mix di entrambe le cose. Cioè, sono sia cretino io che il posto si... sento passi. Oddio. Toccati il culo, te, Madonna. Meglio se uso la Soul Cube perché ho 14 e non vorrei schiantare più, proprio adesso. Dammi la vita, va. Solo 10? Ah, era quello di prima, Madonna. Oddio, ho avuto culo. Meno male che ha trapassato il muro, se no lo avrei tirato al vuoto. Mori, mori. Ok, mori, mori. Bravo, così. Fammi prendere l'adrenalina. Che era un raspone. Dove devo andare? No, 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 qui... no, qui ero andato prima a prendere il PDA. Allora dove cazzo dai Wanda? Merda, mi sono bruciato le chiappe lì. Cosa? Chi era? Ah no, è di là dietro? Con la faccia mangiata. Vai giù. Ok. Ok, qui c'è il bar, attenzione, sette vita. Merda, non morire, non morire. Madonna. Madonna. Oddio, oddio. Soul Cube, Soul Cube, Soul Cube, salvami tu, salvami tu. Meno male che c'è la lesca lì, lo zombie, per ricaricarmi. Che culo. Stavolta forse ce la faccio a fine livello, eh. Stavolta è la volta che sento che sia buona. Dai, dai, dai. No, no. No, no, no. Meno male che ho salvato un robottino lì. Che stavo ricaricando. Grazie di avermi parato il culo. Ricarichiamo. Lascio andare avanti lui, vai. Prego, signore, prego. Aiuto anch'io dove posso, ma... prego, prego, vai avanti tu perché, guarda. Di merda, poi sono furbi, danno priorità comunque sia a me, sparano sempre prima a me, poi dopo al robottino. È mica scemo. Mica demente lo zombie lì. C'è qualcosa qua dietro, niente? Prevedibile. Prevedibile sì, perché tanto la vita non c'è. Ok. La modalità Nightmare è veramente... se ti pari dietro il coso. È veramente una corsa contro il tempo, perché una volta che tu ti ricarichi con la Soul Cube, hai le ore contate prima che ti si degeneri di nuovo la salute. Quindi non è che puoi star là, Madonna ragazzi, tanto tempo a contemplare, a pensarla così, a valutare. Devi muovere il culo e basta. Perché se non svolgi il culo, guarda, perdi solo salute e ci rimetti. Cazzo, qui si... merda, si sta pianando di imp. Madonna, porco demonio. Porco demonio, no. Mori e non rialzarti, mi raccomando, perché... ok, dovremmo essere in fondo. Dovremmo essere in fondo. Dov'è l'ascensore finale? Condotto d'aria? Da andare qua su? Non so, mi ricordo più. Aspetta, sì, era qua, sì. Aspetta, eh. Sì, mi sa di sì. Ah, no, no.
No, perché qui... No, questo non arriva. Dove cazzo devo andare? Ah, è qui, ok.